Il concorso internazionale di salto ostacoli di Palermo compie 50 anni. Questa è la 29ª edizione della Coppa degli Assi. Siamo alle falde di Monte Pellegrino, nel campo ostacoli della Favorita. Il concorso internazionale di salto ostacoli di Palermo è uno dei più longevi. Sì, una delle manifestazioni più antiche di Palermo. Quest'anno compie il cinquantenario, è un CSI 4 stelle, e hanno aderito molti cavalieri, i primi 5 della computer list italiana, più qualche straniero importante come un olimpionico della Nuova Zelanda e anche uno svedese che ha partecipato alle Olimpiadi di quest'anno in Cina. Invece per quanto riguarda la Coppa degli Assi è la 29ª edizione. La 29ª, sì, però è cambiata un po' la formula, visto che un CSI 4 stelle prima potevano partecipare determinati cavalieri che hanno vinto diverse edizioni come campionati italiani o campionati europei e via dicendo. Quest'anno è una forma di qualificazione della computer list FEI internazionale. È la 29ª edizione della Coppa degli Assi, ma è anche il 50° concorso ippico internazionale di Palermo. Palermo ha una grandissima tradizione proprio nel salto ostacoli, quindi nel concorso ippico. Oggi i concorsi ippici in Italia sono tantissimi, ma quando nasceva Palermo i concorsi in Italia erano veramente pochi. L'aver aggiunto quest'anno questa stella che magari per i non addetti ai lavori potrebbe essere insignificante, però ha dato un grosso rilancio a questa manifestazione, perché è tornata adesso una manifestazione importante, è tornata adesso una manifestazione molto appetibile, è una gara di importanza europea, cioè al massimo cioè i cavalieri che parteciperanno a questa gara saltano un percorso delle dimensioni più importanti che ci siano, perché è un gran premio di 1,60 m. Tra altre cose è anche qualificante per i campionati europei, comunque è una gara di grandissimo prestigio, quindi al di là diciamo del cachet della gara, io penso che un cavaliere che ha nel suo palmarès la vittoria di una Coppa degli Assi è una cosa che resta nel bagaglio e non si dimentica. Parliamo della struttura che avete messo a disposizione per questa grande manifestazione, la Coppa degli Assi. Una struttura bellissima che il Comune vuole assolutamente mettere a disposizione non solo per questa manifestazione ma anche per tante altre. Insieme con la FISE e con il CONI cercheremo di portare avanti sempre meglio questo sport. È una manifestazione storica molto importante che per l'equitazione è un punto di riferimento qui in Sicilia e anche nel mondo. Noi cercheremo di rilanciarla sempre di più e mettiamo a disposizione questa struttura che è splendida. In uno scenario come questo i cittadini potranno godersi questa bellissima manifestazione. È un'iniziativa importante, non potevamo che essere presenti. Tutte le federazioni sportive di fronte a un evento così importante provano a collaborare, a dare una mano. Lo sport ancora una volta dà la testimonianza di quanta gente riesca ad aggregare in queste splendide giornate di sole, una manifestazione che richiama tanta gente da fuori, quindi anche un grande messaggio turistico. Come sempre lo sport fa tanto anche per il turismo e quindi per l'economia. Speriamo che da queste giornate di festa, che possano portare tanta gente attorno a questo e vicino a questo sport, si possa anche programmare il rilancio di questa struttura. Noi ci stiamo impegnando insieme all'assessorato comunale allo sport e alla federazione regionale degli sport equestri per rilanciare una struttura perché diventi sempre più un centro pulsante, un centro di vita, di aggregazione per i più giovani, ma anche per quelli che giovani non sono più e che attorno all'equitazione possono certamente trovare un momento di svago. Grande gara, bravo Peter Kostermans.
Il vincitore della Coppa degli Assi. Sì, grazie. Ed ora sono passiamo molto felice alla consegna perché sono, dei premi. Penso onore, sono anche 20 anni che sto provando di vincere questa gara. Corso, quelli che ho avuto, penso, tutti i posti, secondo, terzo, quarto, tutti li ho avuto, però ho vinto non l'avevo mai, allora sono contentissimo. Contento anche quando uno è secondo, come al solito sono contento del risultato, c'è un pochino di rammarico, ma così la cavalla era in forma, non ho rischiato più di tanto nel barrage, è entrato Postelman che mi ha messo credo almeno 2 secondi, quindi ha veramente meritato di vincere lui. Peter Postelmans, Emilio Bicocchi, Gabriele Grassi, Natale Chiaudani, Omer Karaebli.